Chi lo avrebbe mai detto che alla quinta giornata al Del Buffa si giocasse la gara di cartello tra la capolista a pieni punti e l'inseguitrice a due lunghezze, con la difesa ancora imbattuta. Alzi la mano poi chi avrebbe pensato che la capolista fosse la formazione Biste Bernini e inseguitrice la rinnovatissima Baldaccio Bruni. È proprio così, giallo-blu che devono provare a tenere il primato e biancoverdi di Anghiari che proveranno a non subire ancora reti. Biancoverdi che vengono forti della vittoria a casalinga con un secco 6-0 e con 0 reti subiti in 4 turni. Giallo-blu Fignine che dopo la vittoria esterna a San Giovanni Valdarno è sempre più consapevole delle proprie capacità, ma soprattutto della forza di gruppo, sempre pronto a sacrificio fino al triplice fischio. Gara quindi che siamo sicuri non annoierà. Giallo-blu Fignine riconfermata del derby, ospiti in formazione tipo, giornata di campionato che vedrà un minuto di raccoglimento per le vittime di Lampedusa. Direzione di gara affidata alla signor Stanghellini di Siena, riprese affidate invece ad Alessandro Del Becaro. Andiamo all'undicesimo minuto, Bartolo non è perfetto al centrocampo, ne approfitta Pagnotta che punta la porta e prova poi a mettere centralmente. Niente di fatto con la difesa biancoverde che libera. Al 29esimo minuto Frediani di tacco in area salta due uomini e la mette al centro, ma la difesa ospite riesce a liberare. Da un errore di alleggerimento sta per approfittarne la Baldaccio, ma al centro area Terzi spara alto. Rimpallo che serve involontariamente Pagnotta, attaccante che prova la conclusione all'incrocio, ma Giovagnoli sventa ed era il 39esimo minuto. 43esimo minuto Baldaccio pericolosa con Zurli che prova a servire Bartolo, ma il numero 5 spara addosso al Del Vivo che mette in angolo. Prima parte del primo tempo tutta di marca gialloblu, ma in chiusura di tempo si fa pericoloso e legittima il pari la squadra del Baldaccio Bruni. Ripresa che deve vedere l'ingresso di Niccolò Brachi al posto di Buzzichelli al 13esimo minuto, ancora con le riprese di Alessandro Del Becaro, Poponcini si deve superare sulla conclusione di Terzi da due passi. 19esimo minuto, sulla ripartenza il Fignine mette in movimento la coppia Frediani-Pagnotta, ma il primo assistente alza la bandierina. 21esimo minuto, sul corner di Frediani Vannini di testa mette sulla parte alta della traversa. 22esimo minuto, l'azione più significativa, Frediani entra in area e su una rotazione viene visibilmente scalciato sul piede d'appoggio. Rigore sacrosanto ma non fischiato dal direttore di gara. 39esimo minuto, punizione di Meacci che vede Giovagnoli mettere in angolo. Gara sul finale che vive sulle ripartenze e su fuorigiochi segnalati con molti dubbi. Pareggio che soddisfa gli ospiti e che mantiene invariata la classifica. E adesso domenica c'è ancora da capolisti la trasferta a Sesto Fiorentino.